Carabinieri forestali e Polizia Locale della Spezia hanno denunciato i titolari di attività commerciali che avevano conferito rifiuti a uno svuota cantine, sanzionando anche dei privati cittadini. La vicenda risale al mese di luglio scorso, quando si era scoperta l'esistenza di una vera e propria organizzazione che gestiva di fatto una discarica non autorizzata nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco della Spezia di via Val di Locchi. A quel tempo furono denunciate 3 persone per aver organizzato il trasporto abusivo di rifiuti e creato e gestito una discarica abusiva che aveva superato gli oltre 400 metri cubi di materiale accumulato dopo essere stato raccolto da numerose aziende della provincia che volevano disfarsene. Le successive indagini hanno portato ad individuare anche i titolari delle ditte che avevano ceduto i loro rifiuti, operanti nel settore dell'edilizia, dei traslochi, delle autocarrozzerie e del commercio, che sono stati quindi denunciati per l'illecito smaltimento dei rifiuti, mentre i privati cittadini che hanno abbandonato i rifiuti presso l'ex caserma dei Vigili del Fuoco sono stati sanzionati per un importo fino a 450 euro. Il fenomeno del conferimento dei rifiuti da parte di privati ed aziende ai cosiddetti svuota cantine è molto diffuso in quanto permette di liberarsi dei rifiuti in maniera rapida e a basso costo. La normativa però è chiara, prevede infatti che i rifiuti debbano essere conferiti direttamente presso un centro di raccolta oppure dati ad una ditta autorizzata che deve rilasciare copia del formulario di identificazione dei rifiuti. Dal 2023 l'abbandono di rifiuti è trasformato da illecito amministrativo a reato penale, punito con un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Dare i rifiuti a persone non autorizzate non solo è un reato, ma crea anche un ingente danno ambientale, in quanto i rifiuti vengono spesso abbandonati nell'ambiente oppure in aree periferiche, dove possono sorgere, come in questo caso, delle vere e proprie discariche abusive.